Erano circa le 14 di lunedì 7 settembre quando un incendio ha circondato alcune abitazioni nella zona di Via Catullo a Mazara del Vallo. Grande lo spavento degli abitanti della zona che si sono trovati davanti alla porta di casa a fiamme alte più di 2 metri che ne impedivano la via di fuga. Alcuni di loro si sono attrezzati con asciugamani bagnati per coprire i propri figli e portarli lontano dall'incendio. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco, che in quel momento erano impegnati a spegnere l'incendio divampato nella discarica di Campobello di Mazara. Una squadra quindi è stata deviata immediatamente per la salvaguardia dei cittadini della zona di Via Catullo. Anche i vigili urbani sono intervenuti per constatare il livello di pericolo. A prendere fuoco sono stati i canneti presenti nei terreni abbandonati e lasciati all'incuria da parte dei proprietari noncuranti dell'ordinanza che ne obbliga la serbatura e la pulizia. A tal proposito, i vigili del fuoco redigeranno un rapporto per eventuali sanzioni e responsabilità dei proprietari dei terreni abbandonati. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che arrivassero al distributore di benzina sito in via Castelvetrano. Non è dato sapere se l'incendio è stato provocato da terzi oppure sia divampato spontaneamente fra i canneti secchi. Purtroppo sono molti i terreni che, nonostante l'ordinanza sindacale che ne obbliga alla pulizia stagionale, sono lasciati all'abbandono. Questi rappresentano un serio pericolo per l'incolumità pubblica. Proprio per questo tutti i cittadini sono invitati a denunciarne la presenza e quindi obbligare i proprietari a rispettare l'ordinanza sindacale, prima che si assista ad una tragedia annunciata.